alla scoperta degli strumenti che la cassetta degli attrezzi, la pubblicazione di Giovanni Matera, ci fornisce, strumenti per il marketing e l'imprenditoria. Così, sfogliando il libro, mi ha colpito un capitolo, il titolo di un capitolo. Per fortuna c'è la crisi. Matera, sembra un paradosso. Un controsenso, in effetti. Però c'è un altro più importante di me che ha detto una cosa, Albert Einstein, è la crisi è la benedizione dei popoli. Perché? Perché è proprio nella crisi che le persone aguzzano l'ingegno, fanno tesoro delle loro esperienze e ne vengono fuori. Come ho detto prima nella metafora del cappuccino, quando le cose vanno bene noi non mettiamo mano a quelle cose che sappiamo di dover fare e che non facciamo, perché le cose comunque ci vanno bene, i clienti ci arrivano, tutto ci va bene. Nella crisi invece dobbiamo comunque ingegnarci. Sappiamo tutti che le grandi aziende sono nate tutte in periodi di crisi. Vuol dire che nei periodi di crisi si fanno quelle cose che magari dei progetti che avevamo accantonato, dei progetti che magari poi lo faccio più in là. Allora arriva la crisi e ti metti con le spalle al muro e devi fare per forza qualcosa. Un po' come la storia dell'evoluzione delle giraffe. Le giraffe, almeno così si dice secondo la teoria evoluzionistica, si ingegnarono per andare a cogliere i frutti e sforzavano, allungavano il collo. Esatto, vedi, devi crearti poi man mano, creare quegli strumenti, quelle cose che devi comunque sopravvivere, perché due volte si muove una persona, via dal dolore o verso il piacere. Quando il dolore è talmente forte, allora noi facciamo delle cose. Oppure verso il piacere, dobbiamo il desiderio di comprarmi una Ferrara e io la Ferrari, magari faccio gli straordinari, lavoro di più, perché quella, per me quella cosa è troppo figa, la devo raggiungere. Oppure via dal dolore, quando non ce la posso fare. Anche noi persone o dei ragazzi, magari non mangiano da 2 o 3 giorni, domani non se ne parla nemmeno, voglio vedere io se questi non si danno da fare andare a cercare lavoro.